Jones, 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 Los Squalos. Capolavori della storia della musica, veramente. Questo è un capolavoro assoluto. Lalo Schifrin. La colonna sonora del film Jaws, lo squalo, il primo, il primissimo squalo che è uscito, quello che ha impressionato veramente tutti, anche perché quelli della nostra generazione erano piccolissimi, io avevo 14 anni, credo, e ero andato a vedere sto film qua, di sto squalo che mangiava tutto. Il primo è stato un capolavoro, poi ne hanno fatti altri 25, però questo era bellissimo. Poi questa colonna sonora si ballava in discoteca in quel periodo, eh? È meravigliosa, sentite. Lalo Schifrin, Super Jaws. Ma dove andiamo? Ma dove corriamo? Dove corriamo con la sigla, eh? How many times have you woken up and bread all the way? Oh yeah. Si parte sempre molto molto dolci, vero? How many times have you seen the papers apportion the blame? Benvenuti, benvenuti, non ho ancora salutato nessuno. Beppe, Marcello, la Lorenz, super. E di qui su Facebook abbiamo un sacco di amici, però per il momento mi ha scritto solo Everardo. Ciao Eve! How many times have you been told if you don't ask you don't get? Sweet, sweet, sweet music. How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. But who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. Welcome! This is my sound! La nostra musica! Farfallina! Politicians and the leaders when they do things by half. But who gets the job of pushing the knob? That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. Hey! There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. Che splende la musica del DJ Mix Time. Saluto anche Nadia che è entrata in Facebook. Ciao grande. Always, 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 di qui o di là, di qua, di qua, sempre con il sound morbido morbido dell'inizio serata, l'inizio diretta. Benvenuti di nuovo a tutti. Mauro Di Francesco. In piedi, abbiamo Mauro Di Francesco. Grandissimo. È un onore che lui ascolti queste dirette, veramente. Got no time for memories. Follow me.
Marco Carini. Poi abbiamo un po' di Italo Disco. Marco, così provi le tue casse. Ho preparato una decina di Italo, di quelli bomba bomba, Poi mettiamo anche Italo. Stasera è molto easy la diretta. Stasera deve togliere tutti i pensieri dalla testa questa diretta. Veramente è una diretta bellissima che sicuramente passerà alla storia. Come tutte, perché le visualizzazioni sono a 1000. Barbara Merico, la mia amica Barbara, e il suo marito Loba, che è un grande amico mio. Ciao Loba, ciao Barbara. Su Facebook. You gotta try. You gotta try. Get out and see some city lights. Eric. Need some shelter for a while. Ti vedo adesso, Harry. Hola, sono... Adesso arrivano tutti, stanno arrivando tutti, Are you ready? Is it time? Tutti gli amici del DJ Mix Time. E vi ricordo che questa diretta andrà in onda su Radio Alfa Genova. Poi la smonteremo, la divideremo in due parti, perché viene trasmessa un'ora al giorno. Poi vi comunicherò sul mio diario esattamente il giorno in cui andrà in onda. Comunque due giorni della settimana per 60 minuti verrà spezzata questa diretta e verrà replicata su Radio Alfa Genova, che da qui inizia la collaborazione. Ciao Paolo! We gonna try, yeah! È William Pete! Get out, see some city lights. Oh, baby. Meraviglioso, incredibile, straordinario. Eco and the Bunny Man. Da Killing Moon. Siamo qui. Anche Giovanni Monteverdi ci sta ascoltando e sono orgoglioso di questo, veramente grande Joe. Mauro Vailati, speriamo che tenga Facebook, comunque un bel sabato sera, non me l'aspettavo veramente, si è subito riempito, forse perché domani forse è la serata più importante, la sera di Pasqua. Noi abbiamo una serata a Cremona in una discoteca bellissima che si chiama Music Factory e saremo lì come al solito io, Marcello e tutti gli amici, tutti i miei amici verranno come al solito ad ascoltare la musica, la nostra musica, la musica 70-80, bella come la facciamo noi. Yeah! Musica Made in England, che arrivava negli anni 80, esattamente nella metà degli anni 80, dall'85 in poi, anche qualcosina c'è arrivato anche prima.
Però insomma il periodo era quello di questi artisti che apparivano e facevano un genere tra il funky e il rock. Si era mischiato un po' tutto, naturalmente usavano esclusivamente strumenti elettronici, infatti è stata chiamata anche synth pop, la musica pop molto commerciale suonata con i sintetizzatori. Ci mettevano un'aria funkeggiante come questi qua, Sentite se non ha le chitarre, il basso funky questo disco. Ma chi sono? Sono Duran Duran! Questo è funk, ragazzi, questo è funk, è veramente. Oh yeah! Marco Flash è con noi! Dell'ascolto di DJ Mix. Abbiamo Fabrizio con noi su Mixcloud. Ciao Fabri, oggi è il tuo compleanno, ti facciamo un sacco di auguri, davvero. Tutti, anche gli amici di qua da Facebook, ti fanno gli auguri tutti quanti. Fabrizio, mio carissimo amico, proprio da più di 40 anni. Ascolta sempre le nostre dirette, era un fan della birretta diretta che facevamo io e Sandro, che torneremo tra l'altro a fare, mi raccomando, il pomeriggio. Bello, 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 bello. Siamo partiti con un po' di tutto, siamo partiti con un po' di generi musicali vari, diciamo. Adesso facciamo di tutto un po', facciamo come Radio Antenna 5. La prima parte la facciamo tutta di tutto un po' e poi dopo ci concentriamo nella seconda con qualcosa di speciale. Ricordo che siamo in onda, in replica, su la radio di Genova, Radio Alfa Genova. Sono le primissime trasmissioni che stiamo preparando, infatti replicheremo questa diretta in formato audio su Radio Alfa. Oh, Notorious! Oh yeah! Bene, chitarrine, basso, chitarra, cioè questo motivo è caratterizzato da un sound molto particolare, infatti il sound di Bernard Edwards e Lee Rogers, che hanno preso quest'artista degli anni 70, nel 1977, e hanno formato con lei e altre un bel gruppo che si chiamava Chic. Le Chic sono famosissime, Le Chic, diciamo sempre Le Chic, perché sentiamo sempre cantare delle voci femminili, quindi ci siamo indirizzati su Le Chic al femminile. Ma loro sono gli Chic, esattamente. Erano gli Chic, almeno lei era negli Chic, perché è uscita subito dopo il primo album che hanno fatto, che è stato veramente un grande capolavoro. Ha fatto una carriera da solista veramente straordinaria, lei forse era la più brava.
Però loro l'hanno accompagnata, ebbene a Dido e Sini Rogers non se la sono presa quando lei se n'è andata, perché gli hanno prodotto anche gli album successivi. Questo è stato il suo primo album, dove il pezzo più famoso era Saturday, quella molto molto famosa. Però c'era anche questa qua, c'era anche Sorcerer. Saluto anche Alexander, ciao! E Giovanni Lovasco. Yeah. Oh baby! Si chiama Norma Jean Wright! Capolavoro dei capolavori! Sorcerer, ascoltiamola! Sentite questa chitarra, ma sentite che roba? Nile Rodgers, grandissimo. Sorcerer, un classicone degli anni 70, arriva un 45 giri, anche abbastanza raro nella versione originale, perché poi sono state fatte anche delle ristampe. Si chiamano Ecstasy, Fashion and Pain. Il motivo è Soul. La musica soul americana, la primissima musica della prima metà degli anni 70 che si ballava in discoteca. Una volta non c'era ancora il genere disco nella prima metà degli anni 70. C'erano i motivi ballabili, infatti tutto quello che poteva essere ballato si ballava, e non c'era proprio un genere specifico. Questo era uno di quelli più ballati nelle discoteche, nelle cantine di New York, dove si trovavano dei DJ che mettevano dischi magari anche senza mixare, li lanciavano uno dopo l'altro, però che lì che era importante era la loro fantasia musicale, la loro scelta e la loro professionalità. Questo era uno di quelli, uno dei dischi più ballati, Ecstasy, Fashion and Pain. Oh yeah, la musica soul, capolavoro assoluto. Oh yeah, insieme a Diana Ross and the Supremes regnavano i primi dischi di Gloria Gaynor nella prima metà degli anni 70. Ecstasy, Fashion and Pain, Baby Oxby. Baby, ask me, tell me what's on your mind. I
Ascoltami, ascoltami. Che meraviglia, veramente. Tra rhythm and blues, il funk e il soul, erano pezzi ballabili, tutti pezzi che avevano un ritmo e si potevano ballare in quel periodo, erano delle hit, naturalmente, per quei ritrovi che non si chiamavano ancora esattamente discoteche. Prevalentemente c'erano i gruppi che suonavano e poi i DJ facevano gli intervalli, mettevano qualcosina per dare il riposino al gruppo, no? E allora avevano magari solo mezz'ora, si concentravano su tutto il bello che c'era, no? In mezz'ora mettevano un concentrato. Oh baby, cosa c'è qua? Cosa gira? Una goduria, che disco, sono Odyssey. Oh yeah. Oh yeah. Get down to the New York City girl. Ah yeah. Capolavori, questi sono gli Odyssey, quelli che hanno rifatto, sono più famosi forse per aver rifatto quel bel pezzo di Lamont Dozier che si chiamerà sempre Going Back to My Roots. L'avevano fatta in versione diversa, completamente diversa da tutti, perché tutti avevano mantenuto la linea di Lamont Dozier, ma loro l'hanno fatta un po' varia, con dei coretti, hanno aggiunto anche dei pezzi un pochino diversi da quello che era lo stile originale di quel disco. Native New Yorker. Ma cosa sarà mai sta cosa qua? Ma cosa sarà mai? E adesso un po' di Italo Disco. Ci siamo? Ci siamo? La musica che ha fatto un periodo magico nelle discoteche di tutto il mondo. Come on! DJ mix time, and you listen to the music, listen to my sound, listen now, the music of DJ mix time. Come on, I know. Little love.
you gonna take a look around. Listen to the dawn and not the sound. And the story goes the other way. You're not in another place. And then now you're looking for the mate. And you kill the man for getting fit. Just the story goes the other way. Run away to another place. Come on. Di più bello che questo sound spensierato, questa musica che faceva impazzire a quei tempi, veramente la qualità musicale è tutt'altra cosa, le musiche, le canzoni suonate, cantate da artisti straordinari è tutt'altra cosa, però un periodo leggerissimo come lo è stato questo, nella seconda metà degli anni Ottanta, quando è uscita questa valanga straordinaria di canzoni, chiamiamole così, canzoni veramente. I know. Bellissimo anche questa, eh? Qui c'è lo zampino di Martinelli. Infatti questo è un motivo che ha fatto lui e ha dato a questo gruppo, perlomeno ha dato il nome di questo gruppo, che erano Topo e Roby, simpatico, però erano lui e Simona Zanini che cantavano, come hanno cantato tutti i loro dischi e tutte le loro produzioni. Eccolo qua. Si chiama Under the Eyes. Eccolo qua, stiamo facendo un Remember anni 80 Italo Disco, è un pezzo che non mettiamo più, anche nelle serate io e Marcello non mettiamo quasi più questo genere musicale, l'abbiamo un po' abbandonato nelle serate e quando facciamo le dirette anche direi che l'abbiamo un attimino sorvolato, però ogni tanto è bello concentrarsi su questo che è stato veramente un genere musicale, eh? Poi qui abbiamo un sacco di funk, abbiamo i trams, abbiamo delle cose straordinarie che poi ascolteremo, però per il momento leggerezza. Oh yeah. Duo meraviglioso che sta facendo ancora serate ovunque, devo dire che Martinelli e Simona Zanini loro cantano, lui suona, lui è un musicista, lui è un produttore, ha scritto dischi, li ha suonati, insomma dobbiamo dare il merito a questo grandissimo personaggio, e sua moglie Simona è quella che canta tutte le canzoni
dai dischi proprio firmati da lui, da Martinelli, a tutte queste cose tipo Comanchero e cose varie, ce ne sono tantissimi, comunque lui era, o meglio loro si chiamavano così, erano Topo e Robin, il motivo era Under the Eyes. Siamo in una parentesi italo disco stasera nel nostro appuntamento sabato. Pensate, di solito il sabato siamo in giro a suonare, a fare festa, ma se, essendo la vigilia di Pasqua, siamo a casa stasera e facciamo la diretta da casa. Domani, anziché il sabato, faremo la domenica, visto che lunedì è di nuovo festa, e saremo al Music Factory a Cremona. Ok? Sarà una serata all'insegna della musica dance dagli anni 70 agli anni 80, e poi Marcello farà la sua 90 selection e farà ballare tutti gli appassionati di quel genere degli anni 90. Oh yeah! Bene, siamo sempre su questo passo molto morbido, che è il passo delle 100, massimo 110 battute della Italo Disco, e direi anche meno, a volte anche 90-95. Questi sono Twilight, il motivo My My. Bello, veramente molto bello questo motivo, che arriva dal sound di Roma. Questo era il sound dell'Easy Going di Roma e di altri locali romani dove si esibivano dei famosi disc jockey tipo Marco Trani, che era stato veramente, purtroppo non c'è più, però è stato veramente un'icona della dance in capitale, e poi dopo naturalmente si è anche mosso, perché quando uno poi diventa famoso gira anche da altre parti e ha fatto veramente una bellissima carriera. Purtroppo si è interrotta nel più bello, però diciamo che ha fatto veramente tantissimo questo personaggio. Ha prodotto anche questo gruppo e questa canzone molto bella che si chiama My Mind dei Twilight. Bene, torniamo dalle nostre parti, lasciamo Roma e saliamo verso il nord, dove è esploso tutto questo. Infatti è nato tutto a Milano, naturalmente. Poi dopo parecchi hanno seguito l'onda. Questo è un gruppo che mi piace veramente tanto, anche perché loro sanno cantare molto bene. La Dora Nicolosi, si chiamava così lei. Il gruppo I 900. Erano fratello e sorella, un po' come i Mattia Bazzari i primi tempi. Moving on, l'ascoltiamo. Every day you're watching me. Music has to be.
Ho visto la Sunrise su Facebook. Ciao Mara, ciao! Grande, ogni tanto do una sbirciatina su Facebook e vedo anche Alex. Ciao Alex! Last Woman! Bello sto brano, veramente ci mettono veramente anche un po' di arte, perché cantare così non è semplice, non è, insomma, non è Aretha Franklin naturalmente, però sentite che estensione vocale che ha questa cantante, veramente molto brava, come lo è stata anche Spagna. Pensate poi il successo che ha fatto, la carriera, ha fatto delle cose molto importanti, ma era partita anche lei con la Italo Disco negli anni 80, insomma qualcuno è saltato fuori, Bravissima! Domani è Pasqua, amici, facciamo gli auguri a tutti quanti, tutti quelli che sono collegati con noi adesso. Ho aspettato un po' il momento per quando ci fosse tanta gente e ne vedo veramente parecchie, sia di qua che su Facebook e che su Mixcloud. Allora, tantissimi auguri da tutti noi, da tutto il gruppo DJ Mixtime, agli amici che ci stanno ascoltando, che ci seguono sempre, che vengono a ballare con noi e che guardano le dirette, soprattutto perché su YouTube poi quando le pubblichiamo sono centinaia di persone che guardano, a volte anche migliaia, e ci sono tantissimi messaggi molto belli che io leggo spesso, di complimenti per il genere musicale, insomma cerchiamo di proporre le cose migliori. Stasera ci siamo soffermati un pochino su questo sound, su questo Italo Disco sound. Poi dopo torneremo alla nostra musica, faremo anche qualcosa di 80 non italiano, non prodotto in Italia. Faremo un po' di tutto, faremo ancora anni 70. Questo qua arriva dalla Spagna, comunque. E questo è stato un grande successo che si è insidiato in mezzo a tutto quello che suonavamo negli anni 80, però insomma non era stato fatto in Italia. Lui si chiama Ivan, caratterizzato da questa fisarmonica bellissima. Il motivo è dolcissimo, si chiama Fotonovela. Oh yeah! Siamo in replica su Radio Alfa Genova, mi raccomando. Poi faremo anche degli spot, è la prima trasmissione, adesso io sto registrando l'audio che poi manderemo. We'll be right back.
tante tastiere elettroniche. Poi ascolteremo un po' di robettina fatta negli anni 80 con le tastiere e un po' di synth pop. Intanto ascoltiamoci questo bel sound. Questo arriva proprio dall'Italo Disco, perché qui poi dopo si inseguivano, quando si vedeva il genere che funzionava, allora anche da altri stati, come dalla Germania è stato, come dalla Francia e come dalla Spagna, come questo, che riprendevano un po' quello che era quel sound Italo degli anni 80. Oh yeah! Bello, 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 bello. Ivan! Ok, abbiamo fatto questa piccola pausa, una mezz'oretta, abbiamo dedicato un po' di suoni anche agli anni 80 e all'Italo Disco, e adesso torniamo un pochino indietro, facciamo sempre un po', un po', un po', un po', un po'. Siamo quasi a metà del nostro appuntamento, sono le 10:22 minuti, siamo in diretta naturalmente, sempre in diretta, anche coi dischi, sentite? Qualcuno pensa... No, c'è sempre quello che pensa male, invece siamo qua con i nostri dischi. Benissimo, allora sentite questa cassa. Oh yeah, arriva. Pensate, una volta registravano tutto, anche queste mani che battono venivano registrate con un riverbero, insomma. Non c'era niente di elettronico, niente di digitale, niente di pronto, si faceva tutto così. Questo è un capolavoro. Allora, me l'ha ricordato il mio amico Gabriele, che non ho visto in diretta, però probabilmente sta ascoltando da qualche parte. Oggi mi ha mandato, se voi guardate sul lancio della diretta, mi ha mandato questa copertina e questo disco della Private Stock. Eccolo qua. Non so, forse lo voleva ascoltare. Io l'ho preso al volo l'idea, perché piace molto anche a me questo disco, e allora l'ho messo. Eccolo qua. Alessandro Uzzurro Leva Bolli, il mio amico Alessandro, che sabato scorso non ho visto, Ale, però ho visto che è una bella serata, Oh yeah. Questo è un disco che negli anni 70 allo Skiffer faceva impazzire! Leggeri, leggeri, leggerissimi! Solco mondo.
capolavoro assoluto, davvero. Questi sono motivi che allora avevano quasi esasperato, perché i dischi duravano un anno, davvero, quando uscivano sti capolavori qua, per un anno intero le discoteche li suonavano. Cominciavano a calare sul finale, però all'inizio venivano suonati anche 2-3 volte per sera, quando c'erano successi così straordinari. Questo ve lo posso testimoniare, perché ho vissuto proprio questi periodi e mettevo i dischi in questi periodi. Veramente, veramente. Michael Zagger Band, lui è un grandissimo produttore, perché ha prodotto anche tantissima altra gente. Non è uno che è capitato per caso, ha fatto un disco, ha fatto un successo. Poi magari non ha più fatto grandi capolavori come questo, magari qualcosa di più bello ma un po' più nicchioso. Comunque grande, grande veramente. Let's All Chant, Michael Zagger Band. Oh yeah. Parlavamo di Skipper. E allora, la storia ci dice che lui sta arrivando. Lui, con la sua musica, con le sue copertine sempre un po' provocanti, con la sua musica, col suo Love in C minor, e poi con questo capolavoro, Cerrone, Cerrone. Già in gennaio 1977. Veramente da impazzire, Saluto il Faius che è apparso qui su. Ogni tanto io guardo, vedo qualcuno. Ogni tanto mi giro e do un'occhiatina ai monitor. Di qua abbiamo Mixcloud e di qua abbiamo Facebook. Vedo un sacco di gente. Vedo anche Fabio Re. Ciao Fabio,
Ciao Fabio, ogni tanto ci vediamo qui, però ci vediamo su Facebook. Sarebbe bello incontrarci da qualche altra parte, chi lo sa. Meraviglia, meraviglia. Sentite che sweet, sentite. Cerrone non ha fatto solamente i suoi dischi, ha fatto anche dischi per altra gente. Infatti questo è un gruppo che poi dopo l'ha abbandonato e ha cambiato anche addirittura etichetta discografica, è passato alla Salsol col secondo album, però il primo album l'ha fatto con un pezzo vecchissimo, un pezzo degli anni 60 che hanno trasformato insieme lui e Cerrone in chiave dance. Quasi 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 un po' così, un po' particolare. Si chiamano Congas. Dalla copertina straordinaria. Qui c'è una mano che prende un coccodrillo e lo solleva. Da Congas. Prodotto da Jean-Marc Cerrone. Il motivo è Gimme Some Lovin'. È eccezionale. Ascoltiamolo, riascoltiamolo tutti, perché questi sono i capolavori della musica dance immortali. Sentite che meraviglia, sentite che disco, sentitelo! Gimme Some Lovin'! Senz'altro Fabio, fammi sapere quando sei da queste parti che ci vediamo volentieri, davvero, magari anche qualcosa più di un caffè, che dire? C'è gente che sta ballando davvero, qua stanno pubblicando tutte le ballerine, stanno pubblicando tutto su Facebook. Capolavoro, capolavoro assoluto. Sentite questo break di percussioni, sentitelo, sta arrivando, eccolo qua. Oh yeah. Passaggio. Eccolo qui. Strumenti veri, naturali, qua c'è un basso che suona da paura. Maria Stella, ciao! Buona Pasqua a tutti, buona Pasqua a tutti quelli che lo stanno augurando di qua, di là, da tutte le parti.
Il tempo qua non è bellissimo, c'è gente che scrive dappertutto, però qua in Alta Italia, al nord, diciamo Liguria, Piemonte, Lombardia, il tempo è piovigginoso. Infatti prima di iniziare la diretta c'era proprio un'acqua pazzesca che scendeva. Oh yeah! You know you got it? Yeah! You know, give me some loving! Questo è un album, attenzione, sentite il sound, sapete che sound è questo, eh? Questo è un album che ha tutte le più belle canzoni. Questo è un album, non è una raccolta, eh? Questo è un album, veramente. Let's go, brody. Come on in. I'm your boogeyman. Keep it coming, love. Shake your booty. Insomma, tutti i più grandi successi della KNC arrivano da questo album. Però io ho messo altro, perché oltre a quelle che ho nominato, ce ne sono altre tante molto belle. Questa è una di quelle. I like to do it with you. Come on now. Questo è oro, eh? Questo è oro, ricordatevelo, oro. Album così non uscirà mai più, nessuno riuscirà mai a fare. Fossi in radio allora riuscivano a fare un album con 7-8 brani, uno più ballato dell'altro, veramente avevano in classifica 4-5 pezzi allora. Se vi capita di incrociare quest'album, ballate per un'ora veramente senza fermarvi. I like to do it with you, baby. Siamo in replica con i nostri programmi su Radio Alfa Genova. Ve lo ricordo ancora, perché poi questa diretta verrà tagliata a metà, verrà spezzata e divisa in due appuntamenti di 60 minuti su Radio Alfa Genova. Poi vi comunicherò tutto quanto dal mio diario. Intanto ascoltiamo le Wild Cherry. Le ciliegie selvagge, the Wild Cherry. Come on, play the funky music now. Siamo passati al funk stasera. Abbiamo toccato tutto, dai motivi soft dell'inizio alla disco music americana, all'italo disco, e adesso siamo funkeggianti. Poi adesso arriverà qualcos'altro, qualcosa di diverso, Boys. Yes.
Cowboys. Wild Cherry, i ragazzi selvatici o selvaggi, chi lo sa. Le Wild Cherry, no, ci sono le ciliegie, quelle normali e quelle selvatiche, no? Quando cresce da sola una pianta, si dice è una pianta selvatica o selvaggia, chi lo sa. Farfallina, play the funky music, Wild Boys. Yeah, erano the Wild Cherry. We got it! Bello, bello, bello! Oh yeah! Paolo Rossoni si ricorderà molto bene di questo disco. E il mio amico Paolo, che era al mio fianco quando suonavamo sta roba qua. E come muoveva le luci lui, non lo faceva nessuno, veramente! Ehi! Chissà se si ricorda di sto disco Paolo, eh? Io me lo ricordo benissimo. Da Instant Fun, the funk is on, everybody! Eravamo allo skipper, allo skipper. Io e Paolo Rossoni in console. E suonavamo queste, suonavamo gli Whispers, i Shalamar, suonavamo Everybody degli Stan Funk. Mamma mia! Era la seconda, era lo skipper 2.0, non era lo skipper 1.0, che era tutt'altra roba, era tutto 70, eccetera, eccetera. Qua eravamo un po' più avanti, però mantenevamo sempre il sound che caratterizzava quella meravigliosa discoteca.
Bene, 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 abbiamo fatto tutto direi stasera. Siccome è sabato, allora ho deciso appunto di fare qualsiasi genere musicale, dal più facile al più difficile, al più nicchioso, al lento, al veloce, al funky, alla, diciamo tutto. E allora che fare? Ce lo mettiamo Mike Oldfield? Uno di quelli che non si sentono quasi mai, veramente, eh? C'è sempre quella Foreign Affair, quella Moonlight Shadow, ma questa si sente raramente, è bellissima. Crime of Passion. La Lawrence mi provoca. Oh yeah! Mario Lobello, ciao, tanti auguri anche a te. Moonlight Shadow qua, però è diversa, cantata anche da lui, quindi non è solo Maggie Reilly che canta, lei fa solo i cori, però questa Crime of Passion a me piace da impazzire, veramente mi piace veramente tanto. Grandissimo Mike Oldfield, che ha l'attivo non so quanti album. Devo tradurre anche questa? No. Oh yeah! Bello, 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 bello. Questa è la versione mix di questo disco di Mike Oldfield. Adesso abbiamo... Vi faccio vedere la copertina. Va bene, la copertina non dice niente di speciale, però vi faccio vedere che cos'è sto disco. Questo è un pezzo dei Pet Shop Boys che si chiama Bang. Io lo mettevo diverso, però poi è uscita questa versione molto ritmata e devo dire che è veramente molto bella, eh. La ascoltiamo? Sempre anni 80, eh? Sempre... Mamma che bella! Hanno solamente rinforzato un po' il sound, comunque è roba loro, è roba fatta da loro, non sono tarocchi questi. Time would come to an end.
rapidissima. Il synth pop degli anni Ottanta, loro erano artefici di questo genere perché hanno fatto veramente tanto. Non sapevo chi avesse sette figli, Mike Oldfield. Sette figli per sette sorelle? Davvero? Con tutti i dischi che ha fatto, non so se aveva tempo di fare anche i figli. Poi li suonava tutti lui i dischi, eh? Mamma che roba, ragazzi, sentite, sentite che suoni. La musica elettronica è questa, eh? In quel periodo c'erano anche altri gruppi che inseguivano quest'onda meravigliosa, la New Wave, l'onda nuova, si può dire così. Sto traducendo tutto stasera, come viene? Sono da Industry! Don't you worry, it's a situation! I see them marching off to war. They're looking so heroic. I'm told they won't be gone for long. E vedo Gabriele. Ciao Gabriele. Ho messo Let's All Chain che tu mi hai lanciato. Adesso non so se tu eri in ascolto. E poi ho messo anche Ask Me. Oh yeah. All'inizio comunque lo risentirai, eh. Anche il nostro Ilvio che è arrivato su Facebook. Ciao Ilvio, non so se sei ascoltato dall'inizio, però abbiamo messo un po' di tutto stasera. E poi saluto anche la Paola, la mia amica Paola. Ciao, tanti auguri a tutti di buona Pasqua, li rinnovo di nuovo. State of Nation, questi erano The Industry. E adesso, diciamo, per rimanere in tema di sabato sera, i sabati sera che sono pimpanti, allegri, insomma, belli frivoli, belli leggeri, da Gibson Brothers, questa è Cuba. Thank you.
disco music pura, quella che suonavano loro, che proponevano loro in quei meravigliosi periodi. Hanno iniziato con Cantu America, vi ricordate Cantu America? Poi c'era Non Stop Dance, che era dall'altra parte del mix, oppure sullo stesso album. Poi hanno fatto Heaven, che secondo me Heaven è un capolavoro straordinario, forse l'ultimo capolavoro che hanno fatto, perché poi dopo sono passati al commerciale, hanno fatto cose molto 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 facili, come Che Sera Mi Vida, come Cuba, come ste cose qua. Insomma, hanno sposato, diciamo, il genere, quello commerciale, quello che fa cassetto, che fa cassetta e cassetto. Ok. Da Gibson Brother, questa era Cuba. E adesso rallentiamo, sono le 11, abbiamo ancora una mezz'oretta, siamo sempre in replica con questo appuntamento su Radio Alfa Genova, e poi vi dirò, vi pubblicherò naturalmente tutti i link e tutto quello che riguarda questa replica e questa meravigliosa radio di Genova, che ospita il mio programma diviso in due parti, diviso in due giorni diversi. Infatti faremo la prima ora e la seconda ora, naturalmente. Cuba, The Gibson Brother. Allora, rallentiamo il ritmo, abbiamo ancora una mezz'ora e andiamo su sound un po' più pacati. Vorrei farvi ascoltare un pezzo. Io di solito metto sempre un pezzo di Candy Staton, uno dei miei preferiti. È un pezzo che lei ha fatto, però non è su nessun album, è uscito solo come singolo ed è quasi introvabile. Si chiama Night in Broadway. È uno dei miei preferiti, uno che suono spesso, un disco che suono spesso. Allora, questo era un pezzo dei Bee Gees degli anni 70, infatti lei l'ha rifatto. Io adesso vi faccio ascoltare quello dei Bee Gees, l'originale, Night in Broadway. È questo. L'ho trovato, ho fatto una fatica incredibile a trovarlo, però è veramente un capolavoro. Eccolo qua. Meraviglioso disco, quello che io propongo sempre, ve lo ripeto, di Candy Staton, però la versione originale era questa, quella dei Bee Gees. Oh yeah. Fancheggiamo? Fancheggiamo leggermente? Ok.
Bill Summer and the Summer Seat. Oh, let's go. Sentite che ritmo. Oh yeah. Come on now. Saluto Walter Mattiato su Facebook. Ciao Walter. Oh yeah. Strike. Siamo ritmatissimi ma molto morbidi nel sound, eh? Straight to the bank. Leggerezza assoluta con questi dischi così. C'è stato anche parecchia gente che ci ha lavorato dentro con questo disco. Ha fatto anche i pezzi anni 90 con questo. Mamma mia. Loro avevano messo questo pezzo a cappella senza voce che arriva adesso. E allora lì l'hanno rubacchiato alla grande senza neanche trebulare a togliere la base. Eccolo qua. Bill Summer and the Summer Seat, let's go straight to the bank. Oh yeah. Adesso facciamo tre pezzettini su questo sound. Whisper, Shalamar e Lakeside. Ci stanno, eh? Per la gioia del mio amico Paolo che li ha suonati insieme a me lo skipper questi. Make that man move right now, baby. Oh baby. Let's make that move now. Make that move right now, baby. E poi siamo quasi in chiusura, no? Abbiamo ancora 20 minuti, amici. So many times by holding back I let the good things pass me.
from above, you came into my life. Something was missing, 'cause I feel brand new, and motivation's in my heart whenever I'm with you. So girl, whatever you do, just remember, love is emotion. Second time around and make that move regnavano veramente sovrane in tutte le hit parade dei motivi da discoteca in quel meraviglioso periodo. Why don't you make that move? Insieme a questi, a quest'altro disco molto bello, sempre dalla stessa etichetta, sempre il sound di Los Angeles. Oh yeah! The Solar Sound. Questa è And the Beat Goes On a Whispers. In sequenza questi pezzi perché allora li mixavo insieme, era il momento Solar Records, quando partivano le Shalamar con Make the Move e tutto il resto, poi arrivavano loro, You Can Make It Better e anche And The Beat Goes On da Whispers, e dopo entrava subito su questo break, entravano i Lakeside. Oh yeah, da
Solar Record, The Sound of Los Angeles. Niente avviene per caso. Hey, come on, take a ride. There's a party on the dance, and ain't no job. It's live, slide, it's all the way live. Don't even have to walk, don't even have to drive. Just slide, slide, slippity slide. Just forget about the troubles in your 9-to-5. And just sail on. That's what you mean. Just sail on. Ma siamo al top, veramente, siamo veramente al top. Tutti in questo vascello. I'm a captain of this vessel, sentitelo. I'm the captain of this vessel. Paolo Rossoni e Paola Cattaneo se li intendono veramente, perché tutti e due venivano in quel magico periodo. Lui in console e lei ballava, vero Paola? Che ricordi, che bei momenti! Fantastic Voyage to the Land of Funk, un viaggio nella terra del funky. Questo basso, mamma mia che roba incredibile. Hey, come on, come on, take a ride. There's a party on the dance, and ain't no job. It's live, slide, it's all the way live. Don't even have to talk, that we gonna drive. It's live, slide, slide, slip it, it's live. Just forget about the troubles in your 9-to-5. Just say hello. That's what you do. Just say hello. Now the dude's so fucking hey. Get in France, what is it down from the lakeside dance? For the lakeside dance. Norman Whitfield and the Star Guard. Oh baby, uno dei sound più belli che possano essere mai esistiti. Il sound di Norman Whitfield. Oh yeah. Why don't you get up?
looking for. Una suite veramente 3-4 album, uno più bello dell'altro. Way to Waiting For, questo è stato il primissimo delle Stargard. Meraviglioso, che dire. Il sound di Norman Whitfield, il sound che lui ha dato all'Indisputed Truth. Aiuto, si intreccia la lingua a pronunciare questo titolo. Undisputed Truth, oh yeah. Keep on the moving. Yeah. Il sound di Norman Whitfield dei Rolls Royce, delle Stargard, il sound bellissimo, l'abbiamo ascoltato proprio in questo disco qua. Questo è, vi faccio vedere la copertina perché è bello anche vedere le copertine, perché una volta le copertine davano veramente tanto al disco, eh? C'erano delle copertine famosissime soprattutto nel campo della musica rock, che erano fatte da studi grafici straordinari, e grazie anche alla copertina il disco prendeva, cioè veniva acquistato per la copertina e poi dopo per il contenuto. Tante volte era così, veramente. Way to Waiting For, dolci, morbidi, leggeri, in un ballo straordinario. Questi sono i Tavares, If I Can't Have You. Girl, che questi erano pezzi che loro avevano già inciso, avevano già scritto, come You Should Be Dancing dei Bee Gees, come Disco Inferno, erano usciti qualche anno prima, poi sono stati incorporati in quest'album. A parte che questo motivo, questo Modern Woman, è stato cantato anche dai Bee Gees, però i Tavares si sono rilanciati con questo pezzo dopo un paio d'anni dall'uscita, naturalmente sul loro album, che era rimasto anche abbastanza anonimo. Insomma, questo album, questa Saturday Night Fever con Mother, Father, Sister and Brother, KGs, se ricordate i pezzi di questa colonna sonora, almeno chi se ne intende, chi è del mestiere, chi suona questa musica, sa che i dischi, quelli belli, quelli vecchi, anche la Cool and the Gang, Open Sesame, se vi ricordate, è roba vecchissima che è stata rimessa in quest'album e poi è diventata super famosa davvero, cosa che non aveva fatto di primo acchito, veramente. Siamo all'ultimo pezzo di stasera, adesso vi faccio ascoltare veramente un capolavoro. Lui è Botskets, questa è Lowdown. E poi vi lascerò con un lentaccione giusto per fare i sogni belli stanotte, eh? Arriva Candy Staton dopo con uno dei dischi più belli del mondo, veramente un lento straordinario. Aye! Babies in the running round, hanging with the crowd, putting your business.
in the street talking out loud, saying you bought us this and that, how much you done spent. I swear she must believe it's all heaven sent. Hey boy, you better bring a check around to the sad, sad truth, the dirty law down. You can't handle nothing you ain't got. Put your money on the table and drive it off the lot. Turn on that old love light, turn a maybe to a yes. Same old schoolboy game got you into this mess. Hey son, you better get on back down. Face the sad old truth, the dirty law down. Put those ideas in your have a Jones for this, Jones for that. This running with the Joneses, boy, just ain't where it's at. You're gonna come back around to the sad, sad truth, the dirty law down. Veramente incredibile questo brano, davvero. Questo è un capolavoro. Busquets è un artista veramente straordinario. Oh baby, che sound! Giusto, giusto per terminare il nostro appuntamento di questa sera. Vi ringrazio tutti quanti, siete stati con noi veramente in parecchi su Facebook, veramente. Stasera abbiamo, credo, fatto il record. Poi dopo guarderò le visualizzazioni, ma sono state veramente tantissime. Anche questa diretta sarà destinata poi a finire su YouTube e ad essere visualizzata poi dopo in un secondo tempo con tutti gli amici che sono iscritti al mio canale. E veramente lì raggiungiamo davvero dei numeri veramente importanti e sono veramente contento, davvero. Lowdown, lowdown, lowdown. Amici, buona Pasqua a tutti, buona festa di domani. Domani il tempo qui dalle nostre parti non è bellissimo, però insomma la Pasqua è un giorno di festa, un giorno di allegria dove si mangia anche qualcosa di buono, insomma, dai, mettiamola anche sul cibo, sulla culinaria. È culinaria, bellissima sta cosa. Ciao Fagius, ciao a tutti, ciao Henry, ciao Marcello, ciao Lorenza, ciao a tutti, anche Fabrizio che oggi compiva gli anni ed era qui con noi ad ascoltarci. Di qui, da questa parte, c'è Walter Mattiato, ce ne sono tantissimi, Maria Stella, poi Gabriele, poi Ilvio e tutti gli amici che la Paola Cattaneo, poi c'era anche Paolo Rossoni, il mio grandissimo amico, e adesso non me li ricordo tutti perché sono stati veramente tanti. Grazie, buonanotte, a presto, buona Pasqua a tutti, ci sentiamo nei prossimi giorni con le nostre dirette, sempre qui dalla Boiler Room DJ MT. Questa fa sognare davvero, eh? Ascoltatela tutta perché poi farete un sogno meraviglioso. Candy Staton, ma sentite che voce. What's you in love?